Segretario Boni, lei ha detto che queste elezioni del Consiglio metropolitano sono l'occasione per dare più voce alle periferie, tant'è che voi avete inserito solo un consigliere di Milano. Sì, è il momento di dare un segnale rispetto a una politica egemonica che porta avanti Sala, che porta avanti la vecchia amministrazione di sinistra, non è cambiata, è cambiato solo il sindaco, rispetto alle tematiche inerenti alle periferie. La verità vera è che noi iniziamo a immettere anche in città metropolitana una presenza di consiglieri, di sindaci che conoscono i problemi, perché spesso e volentieri la città li scarica direttamente sulla periferia. Oggi la continuità territoriale e strutturale in alcune zone della provincia di Milano è lì da vedere, cioè uno arriva a Opera, uno arriva a Sesto San Giovanni senza accorgersi di essere uscito da Milano, ma entra direttamente in un'altra realtà. Ecco, lei durante la conferenza stampa ha fatto una sorta di autocritica, ha detto forse andavano un po' difese di più le province. Beh, ma io sono un ex presidente di provincia, io credo che la declinazione istituzionale all'interno di un territorio, soprattutto come la regione, per cui parlo della Lombardia perché io sono lombardo, ma questo lo ribadirei per il Veneto, per altre parti, va data competenza alle regioni. Noi avevamo province che funzionavano, al contrario di altre province sparse sul territorio, soprattutto al sud, che erano solo uno stipendificio o posti di lavoro, era un sistema tra virgolette di posti di lavoro a scopo sociale se non politico. Noi avevamo una buona organizzazione territoriale, il risultato è che la città metropolitana oggi non ha i soldi che avevano prima le province, non ha le competenze, almeno ha le competenze, ma non ha più le strutture, neanche la logica di responsabilità politica che prima c'erano le province.